Bene ragazzi, qui Dido, oggi giochiamo a Neverending Nightmares. Ragazzi, oggi iniziamo questo let's play che volevo incominciare da veramente un sacco di tempo. Se vi ricordate, infatti una volta avevo provato ad avviarlo, forse in un qualche live, ok, e mi ero reso conto che il programma di acquisizione video non me lo prendeva. Oggi sono riuscito a farglielo prendere e quindi niente, era da tanto tempo che volevo incominciarlo. Incominciamolo, dato che abbiamo finito Boogeyman, abbiamo quindi un vuoto e tale vuoto verrà preso da questo qua. Allora, è un horror, non lo so, cioè, non lo so, cosa vuol dire, non lo so, non ne so niente, volevo dire, non so nulla di questo gioco, e quindi niente, basta fare i cazzoni, partiamo, gioca, è anche in italiano, quindi continua, non l'ho mai fatto, quindi bene, inizia dal principio. È anche in italiano questa cosa, non me la so per niente, ecco. È molto malato, oddio. Ok, era un incubo. È molto malato. Ok, stiamo già incominciando a giocare. Io vi avviso, ragazzi, è estremamente malato da quello che so. Però veramente non ne so nulla. Quindi il poco che so è che è malato. Vedete, comunque è una serie che va bene per prendere il posto di Boogeyman, perché ha lo stile comunque da quel tipo di horror, no? E cos'altro? Niente, appunto, io so solo che è horror, che è malato e che è bello. Basta, quello cos'è? Un armadio? Immagino di sì. In realtà ero andato dalla porta perché avevo supposto. Ok, si può correre con shift. Avevo supposto che fosse chiusa. Allora, con spazio ho aperto la porta. Madonna, come corre male così, cos'è? Comunque, molti volevano che io giocassi a Sally Face come gioco dopo Boogeyman. Ma Sally Face me lo vorrei tenere per dicembre, perché a dicembre, dato che l'università poi il 15 finisce. No, non voglio uscire, amico mio, non voglio uscire. Dato che l'università il 15 finisce, avrò molto più tempo e quindi ci potremo concentrare meglio, perché essendo un gioco stile Frambauri, che richiederà anche molta più attenzione da parte mia, molto più tempo da... Sentivo un respiro affannato, strainquietante, e richiederà anche molto più tempo e cura da parte mia quel let's play, quindi lo voglio fare più in là. Aiaiaiai. Ok, calma, va bene. Persone estremamente arrabbiate che mi guardano. Ecco, la tipa in basso a destra è quella che nell'incubo era... Ma io sono quello? Ma io non sono lui, sono diversi... Ah, sono il fratello, ok, sono il fratellino, immagino. Quindi ho sognato che mia sorella veniva pugnalata, non mia figlia. Va bene, quella è una posa un po' ambigua, va benissimo così, non giudico. Oddio. Ok. E lo stile grafico è davvero figo. Ah, ok, le cose gialle mi sa che sono quelle con cui si può interagire. Invegnatur manus tuo orminus, tua madre impanata e fritta. Ok, quella roba lì non ci interessa perché è in latino, via subito. Il respiro affannato è di un inquietante, ragazzi, mette ansia. Non so, boh, mette ansissima. Comunque ragazzi, vi prego di supportare questa serie, già che la state vedendo, siamo circa al terzo minuto, con un like. Vi prego ragazzi di lasciare un like per farvi... Oh mio Dio. Oh no. Per farmi capire se siete interessati a questa serie oppure no. Mi fareste davvero tanto contento, ragazzi, quindi lasciate un like. E se la serie vi piace, continuate a seguirla, perché lo apprezzerete davvero tantissimo. Ah, madonna! Non sono più abituato ai botti improvvisi, io chiaramente. Ok, un corvo si è schiantato sulla nostra finestra. C'era anche, vedrai, Insidious o The Conjuring questa cosa. Ok, molto figa come cosa, comunque molto inquietante, molto figa. Ma questo è un ansimare, madonna, smettila, ti prego. Mi sta facendo venire davvero la pelle d'oca. Un tritacar? No, perché? Perché lo so che ti fa schifo, ma non è il caso di andarsene, ecco. Abbiamo cose da fare. Tritacarne? Che schifo, sono filetti di carne. Quindi ok, un po' di carne è stata tritata. Lascia del sangue che sgocciola da una mannaia insanguinata, ovviamente. Ok, che cosa sta accadendo in casa mia? Secondo me è un altro incubo questo. Secondo me ora si sveglia ed è un altro incubo. Che poi sta camminando scalzo. Che fastidio che mi dà sta cosa. Cosa c'è qua? C'è un buco. C'è un buco. Non dici niente del buco? No. No, non gliene frega un cazzo del buco. Se ne sbatte proprio. Sentite l'ansimare, quanto è inquietante. Ok, stiamo... Ah, un cimitero, bene. Abitiamo davanti al cimitero, ovviamente.
Alexander Bruce, Hatsa Halkabi, Justin LP Fruling. Ok, vabbè, credo siano nomi random, non credo che ci saranno questi nomi, sapete? Infatti, mi sa che pure la cosa importante sia questo. Sai con me, faccio gli incubi, poi mi svegli in quel modo, non è che hai una bella faccia, tra l'altro. Trent, you were dead. That's silly. I'm fine. Besides, sì, vedete che è la sorella. E io ero convinto, non so perché, a prescindere che fosse la figlia. It's still true, isn't it? Yeah. Perché ora sono comparsi i nomi? Ok, allora io torno a letto e si alza. Ma ha detto riaddormentati. Ma sei una testa di minchia, sei. E io, no, io la seguo allora. Io la seguo. Madonna, ma che dipinti avete in sta casa, però? Un po' discutibili, un teschio, un prosciutto. Eisenhower, nel senso. Questa dovrebbe essere camera sua, mi sa. Buongiorno. Buongiorno, Obama col teschio, buongiorno. Lì c'è altrove, lì a sinistra. Va bene. Cosa cazzo è sta a fare questo dipinto qui? È inquietantissimo. La faccia coperta da lei è lì arrabbiatissima. Ok, immagino. Scendiamo piano piano. Che bella casa comunque. Complimenti all'intonaco, alle pareti. Complimenti, complimenti. Chiamare per far dare una giostatina? No, mi raccomando. Oh mio Dio. Non vedo. Oh! Oddio, basta! Ecco perché si chiama Never Ending Nightmares. Incubi che non finiscono mai, cioè. Ecco perché. Perché sono incubi che non finiscono mai, letteralmente. Guardate, non ho idea di quanto il gioco sia lungo, però dovrebbe essere un gioco normale, cioè con una lunghezza normale. Non dovrebbe essere una cosa cortissima né lunghissima. Vabbè, riprovo a scendere, magari adesso. Basta assimare, mi stai mettendo ansia. Magari adesso le cose cambiano. Posso anche andare indietro? Forse sì. Posso anche andare indietro volendo, ok. Però non vedo perché farlo, ormai siamo qua. Ancora? No? Calmati! Ok. Chiaramente non mi conviene andare di là perché c'è qualcosa. Si vede che mia sorella ha scorreggiato. C'è un alone di gas incredibile lì. C'è. Denti. Ah, sorellina, ho paura. Sorellina, ho paura. Torna a letto, vaffanculo. Mi stai inquietando, sorellina. Ok, allora vediamo. Beh, vediamo dove andare. Sorellina, mi sono caduti i denti. Non c'è più la porta. Perché non c'è più la porta? Sbaglio o no, non c'è più la porta? Non era questa. Ah, oh, no, sì, era sta qua. Però il letto. Va bene. Ma madonna. E ansima. Madonna quanto ansima. Se faccio tab non fa niente. Com'è che si salva fatto in sto gioco? Io ho bisogno anche di salvare. Ok, andiamo. Ah, si può andare avanti. Oh madonna. Madonna ragazzi, cos'è? Ok, qui là la porta è estremamente sbarrata. E qua? Ah, c'è un'altra area della casa. Io ho paura di fare la scelta sbagliata e di morire. Oddio. Ok, ci sono i soldatini. I soldatini anche qua nella scatola. Di qua si può andare, sì. Oddio, i soldatini ovunque, però. Quanta inquietudine. C'è una porta. Vediamo dove conduce. Oh mio Dio. Vediamo dove con Mussolini. Che burlone che sono. Ok, non posso fare niente, però. Dove sono dall'altra parte di quel corridoio, immagino. Anche lì, cos'è il boia che taglia la testa lì sull'orologio? Oddio! Ma no! Ok, ho paurissima di questo gioco. Scusate, questo gioco, madonna, questo gioco. Ok, qua c'è un'illuminazione abbastanza sibillina. Ecco. No, tua sorella che non sa fare le cose, però non si può mai sapere cosa succede in sta casa, vero? Williams, Jake, Gregor, Pita, come ti chiami?
Comunque la sorella dovrebbe essere Abby. No, Abby. Jenny. Oh mio Dio, ho già scordato i nomi. Sono una persona orribile. Mica continuano a simare questi. C'è una lettera qua, prendila. Non la prende. Io c'ho paura comunque. Quanto siamo? Siamo ancora inizi, bene, bene. E inizi, vabbè, metà video circa. Questa stanza è abbastanza inutile. Andiamo di qua. Va bene, questo è il grande Gatsby con i bicchieri di vino. Qua c'è con la barba, sembra quello di The Jackal. Va bene, andiamo. Che poi no, non è vero, non ha quella barba. Perché? Perché invento? No! Voglio andare via! Voglio andare via, lì ci muoio lì. Ormai ho capito come funziona. Se c'è troppo buio ci muoio. Non vedo il motivo per cui agitarmi così. Andiamo William cazzo. My God, why have you forsaken? Oddio, sono io stesso. Sono me stesso. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Lo sapevo cosa voleva dire. Ci sono io stesso pugnalato per terra. Oh mio Dio. No, mi sta inquietando non poco, ragazzi. Non poco. Vabbè, ma lui non si scompone? Lui è tipo... va bene. Poi boh. Che sarà mai? Oh mio Dio, è diventato qua tutto buio però. No, questo è il genere di gioco che non ho voglia di giocare in questo istante. Guarda, è tua madre che sa fare i bigodini ai pappagalli però. No, veramente, incominciamo così male. Vaffanculo, temporale. Pure il temporale. Ci sono le goccioline che cadono. Che è carino quell'effetto. Madonna, ragazzi. Via, corri, vai. Anzi, piano, ora scatta. Piano, scatta. Lo scatto alla risposta proprio. Vabbè, si mette a 90 costantemente quest'uomo. A parte che ti stai mettendo la faccia nella candela. Andiamo di qua, che prima non eravamo passati di qua. Eravamo passati da, diciamo, dentro le stanze. Se vi ricordate, il bagno, no? Sapete. Secondo me dobbiamo tornare nella parte iniziale, perché ora avendo la candela. Cosa c'è qua? Ecco qua. E poi troveremo, che ne so, tipo una spranga, un'ascia per abbattere le travi, secondo me. Io ho paura a fare Esk, non so cosa faccia Esk, ho paura. Vorrei salvare, ma non posso. Vorrei, ma non posso, ragazzi. Oddio, cosa c'è? Ecco, madonna, un genio. Oh mio Dio. Sì, però anche questa. No! No! Si è spenta! Cosa? No! No! È tutto così sbagliato! Prendi l'ascia, prendi. Madonna, ragazzi, adesso sì che si ragiona. Vieni qui. Ti faccio vedere io come si strappano le vene. Lì sempre i denti, ok, volevo controllare che fosse uguale. Ma cos'è? No, è tutto sbagliato. Vaffanculo, tanto ce l'ho, lascio. Perché si spengono le luci al mio passaggio? È sempre stanchissimo, madonna, che fiato che c'è comunque. Hai 70 anni, Beni. Wow, 70 anni o fuma 40 pacchetti al giorno questo qui? Perché non finisce più il corridoio adesso? Ragazzi, è infinito il corridoio. Sento sempre più un trin 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 io. Sta per arrivare il botto. Cosa c'è qua? C'è una sedia. C'è una Dorothy lì. Ah! Perché è cambiato tutto però? Vai. Veloce. Ancora un po'. Dai, ragazzo. È pesante, ragazzi. È pesante sto gioco. Vai, piedino dopo piedino. Si sale il gradino. Ok. Jenny, quante volte ti ho già insegnato di non impiccarti in soffitta? Fallo in cucina al massimo. No, basta. Perché la mia camera è diventata una merda adesso? Cosa c'è qua? Armadio. Ok, quello lì è l'armadio. Questo era il bagno un tempo. Era il bagno questo. Perché c'era il dipinto di una baguette?
Chi cazzo è che c'ha il dipinto di una baguette? Dai, non era così prima, non c'era sta stanza, incredibile. Vai. Qua c'è il bagno, è come se mi avesse fatto saltare un pezzo di casa per non annoiarmi. Buongiorno lei. Buongiorno, sì. Buongiorno. Basta, Febbi, finisce lì. Va bene. Vaffanculo. Andiamo a vedere cosa c'è di qua. Panico, papanico, papanico, paura. Oh, com'è? Paura. Però cioè, seriamente ragazzi, qua c'ho panico e paura. Ecco l'armadio. Mister Tumulus, sto arrivando. Oh no. No, pure qua no. Dai, usciamo. Per ora non ne vedo il motivo di star lì. Cioè, per ora non vedo motivo di star dentro, quindi possiamo starci tranquilli. In questa stanza che è così allegra e vivace, viva, piena di vitalità e di gioia. Come tutto questo gioco, d'altronde. Mi sto tantissimo pentendo già di averlo incominciato. Comunque, i posti bui. Ecco. C'è poi sto cazzo di carillon costantemente in sottofondo che mi sta inquietando nella maniera più assoluta. Ah, si può, ok. Ok, questo esc. Ah, c'è anche aiuto. Figo. Ah. Ah, grazie. Prossima parte. E lasciate un like se vi piace.